abbiamo qui presente il regista del film Fin de Siglo, Lucio Castro, che ringrazio di essere qui. Il film è in concorso al Torino 37 e è un film che racconta una storia d'amore tra due personaggi che si trovano e si ritrovano attraverso lo spazio e il tempo, praticamente. Un breve incontro a Barcellona, che in realtà non è così breve, ma che attraversa degli anni di relazione. E volevo sapere a Lucio proprio come ha avuto la voglia, l'idea di raccontare in questo modo una storia d'amore, un incontro che si prolunga e che si ripete, che ritorna. Thanks for having me here and thanks for coming. The story began in a very simple. It's okay. Yeah, I think maybe it's. Okay. Puede ser español también. Como te quieres. Yeah? Como te quieres. Okay. The story began in a very simple way. I started thinking of like a character that arrives in a city. I didn't have any structure before. I didn't have any plan. That's the way I like to write. I like to write like almost reading. I type and I read as I type, as if invention is happening as I write. I have a few more steps. Yep. So basically, I started thinking of like a character arriving in a town, and then I just follow this character. He goes and he checks in an Airbnb. He opens the fridge. He looks at the books in the room. Then he goes to explore the city, and then he meets this other character. They have sex. After the sex, they talk. After talking, they realize they've met before. So that's when I start describing their first meeting 20 years before, and that's basically how I started writing the story, and the film just happened in the way that I was just writing it. Yeah. In genere quello come approccio il mio lavoro è che in genere io non, come anche in questo caso, sono partito da nessuna programmazione, non avevo un piano preliminare, io semplicemente leggo o leggevo mentre scrivevo, e l'idea di partenza è stata quella di una persona che arriva in città per visitarla, e mano a mano, mentre andavo avanti, venivano le varie step della linea, della storyline, cioè arriva in città, arriva al bed and breakfast, fa il check-in al bed and breakfast, entra nell'appartamento e esplora, apre il frigo, poi va in bagno e mette a posto le sue cose, guarda i libri che sono sullo scaffale, poi esce nella città, esplora, mentre sta esplorando la città incontra quest'altra persona, dopo l'incontro fanno sesso, poi dopo sesso incominciano a parlare, e a questo punto è il momento in cui arriva il punto in cui si rendono conto di essersi incontrati già in precedenza. Da questo punto poi ho sviluppato la storia sulla base di questo nuovo punto di partenza. Il film racconta di due personaggi in una città che non è la loro, quindi volevo sapere proprio la scelta della città e la scelta di volerli raccontare in una quotidianità, però non quotidiana, perché non è la loro città per nessuno dei due personaggi. Quindi questo senso, quindi, di quotidianità e spaesamento che sembrano susseguirsi l'un l'altro. Yes, that's a good point. The city is a stranger to them and also to me as a writer. There's many reasons. The first reason is that I chose Barcelona without knowing Barcelona at all. I've never been there before. So for me, it was easy to make up feeling the eyes of a tourist in a city that I didn't know. If I would have described Buenos Aires, where I'm from, or New York, where I live now, I feel like it would be hard for me to like invent, like for example, an arrival in Buenos Aires or New York, because I know exactly what to do. I know that if I take a taxi or an Uber or the air train, in a city that I don't know much, for example, let's say if I do it and I'm moving in Bucharest, you know, it's more of a, I can imagine what my feeling of that city would be, and maybe like a little research online, but I'm more able to invent and create that city in a way, if it makes sense. È un ottimo, diciamo, commento, nel senso che effettivamente la città è sconosciuta, diciamo, a entrambi i personaggi, come essi sono sconosciuti tra di loro inizialmente, ma è sconosciuta anche
per me, nel senso che io ho scelto Barcellona senza mai esserci stato, non l'ho mai visitata, quindi, e l'ho scelta proprio perché, vabbè, avrei potuto scegliere anche un'altra città, però ho scelto così Barcellona perché in ogni caso, essendo sconosciuta, non erano prevedibili i movimenti, nel senso potevo vederla io come i miei personaggi esattamente attraverso gli occhi del turista che non ha idea, arriva in una città nuova, non ha idea di cosa fare, dove andare, esattamente come comportarsi. Se avessi scelto Buenos Aires, da dove sono nato, insomma, in New York, dove vivo attualmente, città che conosco entrambe, ci sarebbe stata una prevedibilità assoluta, nel senso che so esattamente quando arrivo in città esattamente che cosa fare, che tram prendere, che metropolitana, insomma, come muovermi, e non avrebbe comunicato questo senso, diciamo, di spaesamento e di difficoltà, diciamo, che invece al turista, come per esempio avessi potuto scegliere Bucarest, no? Se vado a Bucarest, quello che posso fare è fare delle ricerche online, ma quando arrivo in realtà io non so niente. Se avete delle domande, comunque fatevi vedere. Intanto io vado avanti, e proprio la cosa dello spaesamento. Sure. Okay, I'm sorry. Yeah, I also say that also the city being a city that's not their city, it's important to the story, because the story takes place in a bit of an uncertain time, an uncertain space, and I like that they don't live there. One of them was born there but doesn't live there, the other one is just visiting. And I think that this idea of like this space that is not, doesn't have any belonging to or ties to the characters, creates in the story this sense of they can get detached from the space as also from time. And I thought that was interesting for me in the story to like create like a background that it's not attached to any of the characters. E anche il fatto che la città in cui si incontrano o si rincontrano in realtà non è la città dove loro vivono, sì, è la città dove uno dei due è nato, però non ci vive più da molto tempo e quindi non appartiene loro, era perché volevo creare, seguito del loro si incontra in uno spazio, in un tempo che doveva essere completamente distaccato da qualsiasi loro background personale, nel senso che la città che non conoscono permette un incontro e permette loro di potersi gestire in modo molto distaccato rispetto allo spazio in cui si trovano e il tempo in cui si trovano. Volevo che non ci fossero nessun collegamento o legame tra la città e le loro storie personali. Vedendo il film si nota molto spesso che ci siano delle inquadrature con loro due sul balcone che parlano, comunque con dello sfondo della città che è proprio distaccato, come se fossero delle figurine su un paesaggio lontano. Penso che questo fosse appunto voluto per dare questa sensazione dal punto di vista stilistico. Yes, for sure, yeah. The city, it's almost like, and I feel like, for example, there's that scene, that long scene where they're speaking on the top of the mountain and you see the city in the background. And it feels, to me, when I look at that scene, even as a viewer, I see it almost as a painted background, you know? That it's not like a real, it's not real in them, you know? When you're in a city, you're immersed in the city and everything happens around you. But in that scene, they're just sitting, floating on this, like, back, almost in theater, I guess, you know, like a painted veil in the background. So I thought it was, again, it was interesting for me to play with this thing. Also because, you know, I think we live in a time when more and more people, I myself included, you are born in a place, you spend some time in a different place, then you end up in a different place. The world, we move a lot in the world. For reasons that we choose, and also because we are forced to, because political reasons, refugee, you know, the world is much more, and the conversation of, like, you know, people moving in the world is much more a conversation we have, you know, voluntary and involuntary. So I guess the world now, I feel that this, even the cities that I am, that I feel like the cities, we develop a different sense of attachment or belonging to cities, you know. The idea of home and roots and the place where we are, it's a bit more, you know, it's changing.
Proprio questa era l'intenzione. Nel film, per esempio, c'è una sequenza lunga in cui loro due parlano, insomma, in cima a una montagna, sono in montagna, e la città si vede sullo sfondo, ma praticamente è come se loro, se fosse assolutamente distaccata, come se fosse un dipinto, quasi un matte painting, non dipinto, della città che è completamente distaccata, non scollegata da loro che conversano. E, perché normalmente quello che succede è che se sei nella città, sei immerso nella città, succedono cose intorno a te, quindi non c'è, quando vivi in quella città, non c'è questo distacco. Invece volevo proprio giocare con queste distanze per sottolineare perché in realtà il concetto adesso di città, di città in cui sei nato, di radici che puoi avere, è molto cambiato al giorno d'oggi. Vuoi perché la gente, no, si è abituati, non so, si nasce in un posto, passa del trascorrere del tempo in un altro posto, poi si finisce in un altro ancora, volontariamente o involontariamente che sia. Uno può scegliere di viaggiare per motivi di lavoro, per motivi di studio o motivi politici. Devi lasciare il tuo paese, sei un rifugiato, sei un profugo, e quindi il mondo è in movimento, un mondo molto fluido rispetto a quello che era in passato, e la conversazione, diciamo, è diversa rispetto a quello che era in passato. Quindi, insomma, volontariamente e involontariamente il mondo è un qualcosa che diventa distaccato rispetto a quelle che sono adesso le proprie radici. Stesso meccanismo, anzi in maniera che è ancora più sorprendente, che ha adottato sullo spazio, che diventa appunto una specie di quinta teatrale dove si muovono le vite dei due protagonisti, Lucio lo fa con il tempo, che è appunto più sorprendente ancora. Cioè, ci sembra, infatti ci racconta anche poco del passato di questi due personaggi, non sappiamo niente, li vediamo sempre in una specie di presente assoluto attraverso il quale si sviluppa sia la loro attuale relazione, sia il ricordo della relazione totale. Come hai cercato di lavorare con il tempo, cercando quasi di annullarlo in un certo senso? Yeah, the film, as you know, it takes place in a present time, in a past time, and in another time. But in the past time, the film is not about past. It's not about the objective past. It's about the subjective past or memory. You know, and it's very different. For example, if I would have said Barcelona, if I would have announced on the screen Barcelona 20 years earlier or 1989, I would have then have to explain the actual past, you know, like, you know, reconstruct the city, build the past. But the film is not about that. The film is about memory, and it's proven that when we memorize, we have a lot of mistakes. Actually, almost like 80% of the things we remember are false. So the movie is about that idea that, you know, when we remember our lives in the past. Also, when we look, if I tell you, hey, we met 10 years before, you know, I'm not gonna think of you any different. You know, I would just third place you, but in like 10 years ago. Also, with ourselves, when we look at our picture of when we're younger, it's always surprising because we forget the way we are. You know, that's why the actors also don't change and they look the same in the present and in the past. You know, because it's when we remember, our memories are always anachronic. They're always full of mistakes. And that's why it's the subjective memory and not the real actual rebuilt past. This, I understand this creates a bit of confusion in the viewer when the first time they experience the switch to the past, but soon enough they understand that the experience is different, the experience is in the past, and they catch up. As a viewer myself, I like to work. I don't like to be underestimated as a viewer. I like when the director gives me, you know, a chance to also be a part of the movie, to work, to understand the movie. Actually, quite the opposite. If someone makes me feel a feeling, or with some weird, you know, sad songs or something, you know, maybe it makes me, like, you know, enforces a feeling on me, I feel like I reject it. So for me, this decision of, like, you know, not being super clear about this switch, it's in a way, it's the way I like to be treated as a viewer. And also for me, it creates this way of living, you know, we live right now in the past, present, and future, because, you know, right now I'm talking to you, maybe I remember something that I did yesterday, maybe I'm thinking what I'm gonna do after this, though, of course, the future is never, it's not real, because I don't know I can have an idea what's gonna happen, but it's not real. And the film also talks about this possible, you know, possible future. So these three are mixed, the way we experience love, the way I experience the world. And I think that film is a great medium to explore this, you know.
And I think that even though these switches might be a bit confusing at first, people end up getting it, you know? Or if maybe they don't, it's fine too. L'azione, insomma, gli avvenimenti nel film hanno luogo nel presente, nel momento attuale, nel passato e in un altro tempo collaterale che è un futuro possibile. Però quando parliamo di passato parliamo non di un passato oggettivo ma soggettivo, quello che passa filtrato dal ricordo, dalla memoria. E come sappiamo bene il ricordo, la memoria, diciamo che è imperfetta, nel senso noi siamo imperfettibile, ma come quando si ricorda, ricordiamo attraverso quello, filtriamo attraverso quello che è il nostro cervello e commettiamo anche degli errori convincendoci di determinati ricordi. Ed è per questo che ho utilizzato il passato soggettivo, perché se avessi dovuto utilizzare il passato oggettivo, cioè specificando, non lo so, una scritta 20 anni prima o nel 1999, avrei dovuto in realtà fare un'opera di ricostruzione anche della città, dell'epoca, anche dei personaggi stessi, e in realtà questo passaggio dal presente, questi passaggi dal presente al passato, poiché non vi è questa netta demarcazione che dice allo spettatore che avviene questo passaggio e non vi è alterazione, diciamo, anche degli attori che non cambiano rispetto, diciamo, al passato, crea un po' di confusione nella mente dello spettatore, ma in realtà quello che succede è che lo spettatore ben presto riesce a capire che cosa sta succedendo. E gli attori non cambiano, come non cambia la città, come non cambia determinate cose, proprio perché è sottolineato il fatto della città, delle persone, che tutto l'essere filtrato attraverso il ricordo. Perché quando noi per esempio incontriamo qualcuno, insomma, se ti ho incontrato 10 anni fa, ti rincontro e dico ci siamo incontrati 10 anni fa, in realtà quello che ricordo è, cioè, sei tu che sei adesso qua presente. Anche noi a volte non ricordiamo noi stessi come eravamo 10 anni fa, siamo noi, rimaniamo noi stessi. Quindi, e questo è in parte è dovuto anche al fatto che a me, in quanto spettatore, io preferisco diventare parte del film, non essere sottovalutato dall'autore del film, dagli autori del film, diventare parte del film, nel senso voglio pensare, voglio capire, voglio ragionare. Mi allontano dal film, prendo le mie distanze quando determinate situazioni, sensazioni, eccetera, mi vengono imposte e chiaramente descritte. Quindi, e questa è stata la decisione, per questo ho deciso di non essere chiarissimo, perché in realtà anche per quanto riguarda il futuro, perché esattamente è un altro tempo collaterale che è filtrato attraverso quello che può essere l'esperienza reale, nel senso in questo momento non c'è un futuro chiaro, ma posso pensare a determinate cose, a possibile futuro, cioè tutto deriva dall'esperienza che io stesso ho del mondo. Sì, questa disponibilità emotiva si ritrova anche nella scelta di, ad esempio, di una splendida canzone che parla poi di spazio e tempo, dei Flock of Seagulls, che c'è in colonna sonora. Ma a parte questo, volevo proprio chiudere, perché c'è tempo per un'ultimissima domanda, visto che l'ha tirato fuori questo non cambiare degli attori attraverso il tempo, però la cosa molto che si nota moltissimo nel film è questo pudore, ma questa enorme disponibilità che gli interpreti, che anzi voglio citare perché se lo meritano, che si chiamano Juan Barberini e Ramon Pujol, volevo proprio sapere qualcosa sul lavoro di intimità che si deve essere creato con i suoi interpreti, perché davvero non hanno quasi filtro nel loro racconto. Characters. Yes, it's true. We don't know much about the characters. We do know that, you know, one, for example, we do know that they had dreams when they were young. One wanted to be a writer, the other wanted to be a filmmaker, and those dreams were somehow compromised. You know, in 20 years later, the writer is now works for like an airline. He does marketing for an airline, and on the side has like a poetry magazine. And the one who wanted to be a filmmaker right now directs a TV show in Germany for kids. So
I was interested in this development of, like, you know, when you're young, also the way you experience, you know, it's when you're young, you have all these dreams and stuff, and then when you're older, maybe those dreams happen, but they're not exactly the way you presented in the past. So their biographies is punctuated in the things that I thought necessary to explain the change of time and also to understand their movement, you know, as characters. And I try to be, like, you know, just as concise as possible to describe those things. E ho cercato di essere estremamente conciso nel descrivere quelle che sono state le tappe della loro vita che vengono presunte, diciamo così, nei loro discorsi, nel senso quello che volevo che risultasse è che in realtà, quello che sappiamo è che in realtà i due protagonisti da bambini avevano dei sogni, uno sognava di diventare uno scrittore e l'altro sognava di diventare un regista. E in realtà poi sappiamo che dalle loro sempre le loro conversazioni che quello che voleva diventare regista adesso fa marketing per una linea aerea e fa pubblicità, diciamo, di questo tipo, e l'altro invece scrive per degli show per televisivi per bambini, insomma, per la televisione dei bambini. E però quello che interessava era far vedere, cioè, esattamente attraverso le loro conversazioni definire semplicemente, molto concisamente, quello che era stato il percorso della loro vita, i punti essenziali, e per identificare i loro movimenti fino, diciamo, al loro incontro. Ho cercato di farlo in modo estremamente conciso. Il tempo, ahimè, è tiranno. Ringrazio moltissimo Lucio Castro, il regista di Fin de Siglo in concorso a Torino Film Festival 37. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.